Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Oggi commento della finale maschile del Mutua Madrid Open vinta dalla testa di serie numero 1 e numero 2 al mondo Carlos Alcaraz per 6-4, 3-6, 6-3 contro Struff. Prima di passare, come sempre, al commento della finale, io vi invito ad iscrivervi al canale. Stiamo a 187 iscritti, mi raccomando. Spingete con le iscrizioni, ne mancano soltanto 13, che sembra un numero infinitesimale alcune volte, perché se ci pensate basta che 4 di voi, anzi che 5 di voi chiedano a 3 persone di iscriversi al canale, ci arriviamo. Comunque sia, iscrivetevi al canale e per voi, questo soprattutto per voi, attivate la campanella perché i miei video escono ad orario indeterminato. Non sapete se oggi il video sarebbe uscito alle 11 di mattina perché magari ne potevo far uscire un altro. Comunque sia, un giorno magari in cui non. Giorni che ci sono le partite, i video escono ad orario indeterminato, dipende da quando finisce la partita. Se una partita dura 6 ore, esce 6 ore dopo l'inizio di essa, 7 più o meno, 6 e mezzo. Se invece una partita dura un'ora, esce 1 ora dopo l'inizio di essa. Quindi, esempio, se la partita inizia alle 9 e finisce alle 3, il video uscirà alle 3 e mezza. Se la partita inizia alle 9 e finisce alle 10, il video uscirà alle 10 e mezza. Per non perdervi nessun video, nel dubbio voi attivate la campanellina che appena ci sarà un video vi arriverà una notifica. Poi condividete il video più persone possibili, immaginabili. Spingiamo, stiamo come c'era ad aspettarselo a Madrid. Il canale è un po' rallentato, ma me lo aspettavo rispetto a Monte Carlo. Perciò, insomma, sicuramente Roma ritornerà ai suoi fasti nidi. Poi si parla di una settimana e mezzo fa. Poi commentate facendomi sapere la vostra della finale di Madrid. Allora, Carlos Alcaraz batte Struff per 6-4, 3-6, 6-3. Allora, non è stata una partita, è stata una partita secondo me intrattenente, comunque sia, perché si sono viste cose belle, si sono viste delle belle giocate. Io credo che Struff abbia fatto il massimo che potesse fare. Sono dell'idea che il tedesco non potesse in nessun modo vincere questa partita, a meno che Alcaraz non giocasse proprio una di quelle partite che dici oggi non gliene entrano in campo. Perché ragazzi, Struff non ha secondo me il livello per vincere partite del genere. Alcaraz che vince questo Masters 1000 senza incontrare nessun top 10, anche quello c'è da dirlo perché al primo turno ha beccato la non testa di serie Rusuvori, che secondo me è stato l'avversario che lo ha messo più in difficoltà insieme a Struff, ma forse anche più di Struff, secondo me più di Struff. Poi al secondo turno ha beccato Grigor Dimitrov, testa di serie 20 e passa, adesso non so, 27, penso 26. Poi al turno successivo ha beccato, non ricordo chi esattamente, poi ha beccato Kachanov, vabbè, ai quarti. Poi ha beccato e Cioric, e poi ha beccato Struff che fino a 15 giorni fa non sarebbe dovuto nemmeno essere nel tabellone principale del torneo di Madrid. Invece però da Lucky Loser diventa il primo giocatore della storia che da Lucky Loser raggiunge la finale in un Masters 1000, in qualsiasi Masters 1000. Luca Puig e Johansson, se non sbaglio, sono gli unici due giocatori insieme a Struff, comunque sia, che prima di Struff avevano raggiunto almeno la semifinale. In un Masters 1000 Struff è riuscito addirittura a battere il record raggiungendo la finale. Però Alcaraz è stato il giocatore più forte in tutto il torneo. Alcaraz che in questo torneo ha giocato probabilmente al 70%, ma lo ha comunque vinto. Secondo me questa è la cosa più preoccupante, più paurosa e anche più sfidante per gli altri tennisti, perché se questo giocatore al 70% vince un Masters 1000, per carità, con un tabellone sicuramente non di quelli impossibili, per dirne una, l'anno scorso secondo me Alcaraz fronteggia un tabellone molto più complesso. Al primo turno incontrò Basilashvili, al secondo poi Cameron Norrie, poi Nadal, poi Djokovic e poi Zverev. Questo tabellone secondo me è molto 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 più arduo rispetto al tabellone di quest'anno, che invece ha visto anche a sa affrontare sì, buonanotte Fritz, Rusuvori, poi Dimitrov, poi ai quarti Kachanov, poi Cioric e poi adesso Struff. È stato secondo me questo un tabellone più semplice, più leggero, ma per vincere un Masters 1000 le chiacchiere restano a zero, il ragazzo ha vinto un altro titolo, il ragazzo ha vinto un altro titolo 1000.
inutile parlare, bisogna solo fare i complimenti a questo giocatore che è il nuovo prodigio, è la nuova star principale del tennis. Momentaneamente, perché comunque sia, non sai se tra 3-4 anni, anche 6 o 7, ti avrai un ragazzino che adesso sta giocando nelle giovanili, che sta facendo scorpacciate di titoli a destra e manca, che poi magari ti vincerà gli slam e magari sorpasserà anche di più Alcaraz. Sì, comunque sia, devo dire che questa generazione del 2000 mi piace molto di più di quella dei giocatori degli anni 90, che non ha, secondo me non ci sta veramente. Io non so se è Tsitsipas e Zverev, credo ormai che la sua possibilità sia andata via, perché non lo vedo, non credo che tornerà Zverev, perché veramente l'ho visto malissimo. Tsitsipas non ha rovescio e non sembra, e comunque sia 24-25, fa quest'anno 24 anni. E la vedo difficile per lui cambiare il rovescio. Stesso discorso vale per Berrettini, tutti e due hanno iniziato troppo tardi. Musetti, secondo me, se non si decide a giocare, a cambiare il gioco e non giocare dei teloni, oltre ai 20 non va, rimane stabilmente, fa un po' un Fognini. Poi abbiamo anche Sinner, che Sinner secondo me è la minaccia più grande, però Sinner manca ancora qualcosa, anche pure lui, però comunque lui è anche un campione. Io credo, o quasi un campione, per me Sinner non è ancora un campione. Ma vabbè, quelle sono le mie scale, insomma, non è che ci sia lontano. Gli manca solo vincere la finale del 1000, poi il campione ci arriva. Alcaraz, ragazzi, ha vinto, veramente un giocatore molto molto forte. Lo so che questo 250, anche se a livello di giocatori un po' lo sembrava. Questo 1000 lo ha vinto, ha affrontato giocatori sicuramente non del livello di quelli dello scorso anno, però comunque sia, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Questo è più forte, sarà il numero uno del mondo a Roland Garros, è un'asta di partenza. Sarà il numero uno di favoriti, perché Djokovic, c'è da vedere come gioca Djokovic a Roma, perché magari Djokovic vince a Roma, ritroviamo Djokovic scintillante che abbiamo visto prima di Dubai, insomma da Dubai Prior, e magari non è lui, magari i favoriti però sarebbero comunque sia Alcaraz e Djokovic. Poi chi è? Scusate, però è caduto qualcosa di tutto un tratto, non so cosa, che mi ha fatto paura, dopo vedrò. E scusate la reazione di scatto. Poi ci sta Nadal che non lo gioca, quindi lo escludo del tutto, almeno il 90% non lo gioca. Poi ci sta Rublev, ma non credo onestamente che il russo abbia possibilità. Medvedev, lasciamo stare. Ci manca ancora Roma. Dopo Roma avremo le idee più chiare, sicuramente. Comunque se io faccio i complimenti a Struff, che ha meritato questo posto. È stato bravo, è stato fortunato a sportare, è stato fortunato all'essere stato sorteggiato come lucky loser, però è stato bravissimo a sfruttare la sua occasione arrivando in finale. Comunque il ragazzo a 33 anni, io credo che questa sia l'unica possibilità che Struff avrà nella sua carriera di vincere un 1000. Perché comunque sia, è un giocatore forte, per carità, ma non è un giocatore di quelli che dice ok, questo può vincere 1000. Insomma, vi dico la mia, secondo me Struff non è, non credo che ha fatto questi due grandi tornei, ma non credo che sarà un giocatore che lo vedremo con consistenza a questi livelli. Per quanto riguarda Alcaraz, invece, beh, ha giocato a Barcellona, ha giocato forse anche meglio di qua. Riconferma questa doppietta. Su terra è ancora imbattuto questa stagione, cioè non è stato imbattuto, però comunque sia quasi, tranne da sano imbattuto, mettiamola così, da sano, perché la sconfitta con Norri, che non è che gli sia mancato tantissimo vincere, ma la sconfitta con Norri era mezzo zoppo nel terzo set. Diciamo che da sano Alcaraz ha vinto su terra tutte le partite. Per Roma sarà il favorito, però a Roma non ha mai giocato Alcaraz, quindi questo fattore potrebbe incidere. Secondo me, comunque sia, Roma, Alcaraz, lo vedremo, secondo me giocherà bene. Io credo che alzerà il livello ulteriormente, perché qua ha giocato, per carità, Madrid ha giocato bene, perché se vince 1000 giochi bene, però non è ancora al 100%. E vedremo come si presenterà Roland Garros. Ultimo appunto del video, vi invito ad iscrivervi anche al canale degli altri collaboratori, degli altri miei amici, colleghi. Come vi pare, dite, vi lascerò anche il link in descrizione, vi lascerò anche nel primo commento che fisso in alto, i link di tutti i canali. E
perché domani, ora 21:30, dopo con il tabellone dell'ATP, del Masters 1000 di Roma che sarà uscito, avrete la live del Salottino del Tennis, consueto appuntamento che c'è dopo, che c'è prima, scusatemi, prima di ogni sì, VTE, prima di ogni Masters 1000, e quindi non mancate perché sarà sul canale di The Man of Sports, sul canale di The Man of Sports, il grande Walter, sul suo canale sarà ospitata la diretta del Salottino del Tennis, nella quale farò parte, nella quale farà parte anche Alessio Tennis, nella quale farà parte anche Passione Tennis, insomma, nella quale faremo parte noi quattro. E quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, con nuovi video, da me tutto.